Buonasera, siamo alla seconda serata della settimana della legalità e abbiamo il piacere di avervi come ospiti a Villa Castelli. È la seconda volta che siete in questo paese, perché anni fa siete stati già nostri ospiti presso la parrocchia con Don Antonio Andrivolo. È vero. L'importanza di questa serata in poche parole per voi? Allora, buonasera a tutti, e l'importanza di questa serata è più che altro guardare negli occhi la gente di Villa Castelli, guardare negli occhi i giovani, i ragazzi, le nuove generazioni, perché non è un nostro compito sconfiggere le mafie, quello è un compito delle forze dell'ordine, magistratura e dello Stato, ma il nostro impegno e cercare il modo di non far entrare quei giovani nelle mani delle mafie, perché dico sempre in tutta Italia quando vado a parlare che chi entra in quelle mani delle mafie non ha vie d'uscita, o è carcere o il cimitero, e chi, anche chi fa uso di sostanze stupefacenti, un piccolo spidello, non fa altro che aiutare quella criminalità organizzata. Però attenti, anche chi fa del bullo in classe comincia ad essere un piccolo mafioso. Questa città di Villa Castelli per me è una seconda casa. Questa città, sono venuto tempo fa a parlare alla chiesa di Don Antonio, ho parlato alla gente, e c'era anche il sindaco di allora. E quello che io dico a questa città di Villa Castelli, a questi giovani che sono le nuove generazioni, io e Lella ci stiamo riprendendo il nostro quartiere di Barivecchia, non stiamo lasciando il quartiere nelle mani delle mafie, della criminalità organizzata, noi ce lo stiamo riprendendo. Sono rimaste le ultime piccole briciole di pietre per buttare giù questo muro di omertà. Voi, cari giovani, le nuove generazioni di Villa Castelli, riprendetevi la vostra città di Villa Castelli, non lasciatela nelle mani delle mafie. Io dico un appello alle famiglie, specialmente alle mamme, di non chiudere gli occhi, di non tappare le orecchie, neanche la bocca, che lei l'ha fatto per tanti anni omertosa, e stupidamente, non per paura di me, paura di miei figli, perché là i criminali ci conosciamo tutti, però nel momento della guerra non guardo in faccia nessuno. Beh, mamme, non fate come Lella, che Lella stupidamente diceva, basta che non tocca a me, invece no, è toccata a Lella quella sera. Non lo auguro a nessuno, neanche chi ti è nemico, di perdere un figlio, così, a volte succede l'incidente stradale, è malato, così, ma prendere sotto casa un ragazzino alto di 1,90 m, una gioia di vita, solare, amava tutti. E questo, in quel momento, gli spezzate tutti i suoi sogni, voleva diventare carabiniere. Ma mamme, non fate come Lella. Lella da quella sera si è riboccata le maniche, non ha fatto più l'omertusa. Ogni qualcosa che lei la vede, chiama le forze dell'ordine. Mi chiamano in Bama, sì, e ne sono molto orgogliosa, perché così io salvo altri miei figli. Altri, perché i nostri ragazzi per me sono tutti figli. Ho perso Michele, ma ho trovato tanti Michele, li adoro, li amo, perché noi senza di loro non siamo niente. Ricordatevelo, se amate i vostri figli dovete collaborare, non dire parliamo di legalità, no, a parole no, ai fatti lei la vuole. Grazie. E a tutti voi cittadini di Villa Castelli, salvatevi, salvatevi e salvate i vostri figli. Grazie.